Festival Letterario 2022, siamo con chi l'ha creato questo evento culturale, con Raffaella Milandri, che ci spiega, c'è una conferenza stampa perché c'è proprio l'inizio, c'è poi un evento che seguirà, però come sempre cerchi di mettere il meglio per quello che è il discorso qui da noi a livello culturale. Questa è la seconda edizione del Festival Letterario Riviera delle Palme, della Omnibus Omnes. Stasera ad esempio appunto ci abbiamo Valentino Coratella e Raffaella Grannò della CP & Friends, che sono poi anche gli organizzatori di San Beach Comics, sono anche hanno fondato l'associazione Fumetti Indelebili, insomma, quindi così, che stanno presentando un loro fumetto per bambini. E quindi ecco, effettivamente, insomma, diciamo, abbiamo iniziato con qualcosa di meno convenzionale. Abbiamo fatto un calendario semplicemente di 8 serate, di 8 eventi, e che si svolgeranno tutti qui al Contichi, dove siamo ospiti, e ringraziamo ovviamente di questa grande ospitalità, perché poi abbiamo la possibilità di stare sia all'aperto che al chiuso, quindi anche se stasera dovesse piovere, come probabilmente sarà, effettivamente siete attrezzati. Ecco, siamo attrezzati, quindi siamo proprio a posto. E dicevo, quindi abbiamo in questo calendario, abbiamo ad esempio tipo il 9 agosto faremo la giornata ONU, celebreremo la giornata ONU dei popoli indigeni, con un incontro sui nativi americani che condurremo io e Mario Di Vito, e quindi questo è l'evento dove non è letterario ma è culturale, più propriamente culturale. Ci sarà Luciana Pezza, che ha a presentare un bellissimo libro su quelle che sono gli emigranti italiani, quindi un'esperienza della sua famiglia, emigranti italiani del dopoguerra. Poi abbiamo ad esempio più avanti abbiamo un autore che si chiama Casa di Dio, che ha un libro sul terrorismo, Miriam Blasini, che presenterà anche dei libri sempre sui nativi americani. Avremo Americo Marconi più avanti, insomma, con il suo ultimo libro, e poi adesso tutti non me li ricordo, Carlo, quindi... Ecco, tanto per chiudere la tua intervista, è un mix di cose da non perdere, perché giustamente tu riesci a curarle anche i dettagli. Certo, sì, diciamo la cosa, allora il re delle serate è sempre il pubblico, quindi cerchiamo sempre di fare qualcosa che sia di intrattenimento, quindi se possiamo anche arricchire, fra poco arriveranno appunto i suonatori in cornamusa, quindi con le delle cornamuse, quindi insomma andiamo un po' fuori traccia, diciamo, da un punto di vista, quindi non puramente un qualcosa di statico, ma qualcosa di insomma così di creativo. Ovviamente siamo tra l'altro è anche un festival senza budget, insomma. Abbiamo ovviamente il patrocinio del Comune di San Benedetto, ma non abbiamo insomma fondi, quindi non abbiamo sostegni economici, quindi insomma voglio dire, che cosa di più bello e di più sociale e socievole di questo? Ecco, un festival. Grazie mille Carlo, grazie, un saluto a tutti.